film. Allora, dottor Francesco De Dominicis, come deve essere un vero arrosticino per essere tale? Beh, ma l'arrosticino, innanzitutto bisogna della carne giusta, è quella del cosiddetto castrato, o agnello, agnellino. E deve essere la bestia buona, come diciamo noi, no? Che ha mangiato nel baccolo, controllato, eccetera, eccetera. Il che poi, quando lo vai a fare proprio sulla brace, ma ti viene, devi sentire proprio questa carne tenera, e deve essere assolutamente priva di grasso. E poi un'altra cosa importante, come cercavo di dire prima fuori onda, è l'intingolo con il ramento di rosmarino, prima girato dentro l'intingolo di olio, aceto e un pochino d'acqua. Poi ci devi passare sopra. E poi ci vuole la brace, perché insomma non è che si fa qua. Poi ci vuole pure un pane. Quando me li mangi 20 a 20.